Gentili ascoltatori, buon pomeriggio, siamo collegati dal Pala Sport Comunale di Porto Sant'Elpidio in via Ungheria per raccontarvi l'incontro valevole per la 11ª giornata del campionato nazionale di basket Serie B Girone C fra Porto Sant'Elpidio Basket e Rinascita Basket Rimini. Si tratta di un incontro molto importante per entrambe le compagini, con obiettivi diversi e palla 2 subito appannaggio della formazione ospite con il playmaker Eugenio Rivali che scarica su Francesco Vedetti, ramiglia Luca Vedetti per Tommaso Rinaldi, il cui tiro dalla lunetta è sbagliato. C'è però il rimbalzo offensivo da parte del Rimini con un grande assist da parte di Luca Vedetti a beneficio del capitano Tommaso Rinaldi, uomo di grande esperienza, la compagine romagnola, per lui all'attivo addirittura 18 campionati consecutivi in Lega 2. Ed ora il tema offensivo del posto del piede con il nuovo arrivo Gheorghi Sirakov, il cui passaggio però verso Sbarghi viene intercettato dalla difesa riminese e Francesco Vedetti riesce a depositare a canestro per il 4-0, subito parziale a favore della formazione biancorossa. Forza del piede ora con Costa che ha ricevuto da Bastone, il palleggio di Costa fronteggiato da Rivali, la virata di Costa, il tiro, subisce il fallo ma non è premiato dalla traiettoria della palla che gira sul ferro ed esce.
ci saranno comunque due tiri liberi a beneficio del playmaker di origine calabrese. Ricordiamo sfortunato protagonista nell'ultimo incontro a Giulianova, da due porzioni del piede è stato sconfitto di 9 punti. Valerio Costa è espulso nel corso del secondo quarto. Corto il suo primo tiro libero, secondo tentativo, a segno. Primo punto, si sblocca il Porto Sant'Elpidio, ma può ricominciare con Eugenio Rivali, il playmaker ex Poderosa. Sbaglia però Rinaldi, non trova sullo scarico né Rivali né Luca Vedetti, per cui la palla termina fuori e c'è rimessa in zona di difesa a beneficio del Porto Sant'Elpidio, con Borsato che ha effettuato la rimessa appunto verso Costa. Costa per Bastone, Bastone ancora per Costa, lungo l'arco dei 6,75, il palleggio di Costa, resto e tiro, canestro. 4-3 il parziale a favore della formazione ospite, con 8,30 a giocare in questo primo quarto. Rivali per Rinaldi, ancora Francesco Vedetti, la penetrazione stoppato da Lusvarghi che poi apre velocemente a Siraco. Siraco punta il canestro, poi scarica fuori a Borsato, il passaggio viene sporcato dal numero 11 Luca Vedetti e ci sarà comunque rimessa in zona d'attacco per il Porto Sant'Elpidio con 19 secondi per completare l'azione d'attacco. Il punteggio è di Rimini 4, Porto Sant'Elpidio 3. Vediamo il direttore di gara Mauro Barbieri di Roma, coadiuvato da Daniela Vellamio di Latina, appena passato la palla a Costa che ha effettuato la rimessa e ha trovato Sirakov, raddoppiato poi per Costa, Costa perimetralmente per Borsato che punta il suo avversario, step back di Borsato, gran canestro, e c'è il sorpasso da parte dei padroni di casa che rispondono al parziale di 4-0 dei biancorossi riminesi con un 5-0. Ora però in attacco Rimini, prova il movimento spalle a canestro, Luca Vedetti sbaglia, ma c'è Rinaldi, Rinaldi imbecca Ramilli che appoggia a tabellone comodamente per 2 punti, riportando a più uno i suoi. Era stata ottima la difesa del Pidenze, ora però in attacco c'è una buona circolazione di palla, perimetro, Borsato, arresto e tiro dalla lunetta, canestro. Ancora 7-6, quindi più uno di nuovo per Porto Sant'Elpidio. Dall'altra parte siamo subito con Ramilli, Ramilli che però torna fuori da Eugenio Rivali. Rivali, Luca Vedetti, Ramilli dall'angolo, 3 punti, non va, il rimbalzo non è però controllato da Valerio Costa. Ravvisano però un tocco direttori di gara da parte della difesa riminese, probabilmente da parte di Rinaldi, per cui la palla è ancora in mano al Porto Sant'Elpidio con Valerio Costa per Borsato, Borsato lo scarico per Sirakov, subito spara da 3 punti e segna. Si presenta così Gheorghi Sirakov con il suo primo canestro dalla lunga distanza, e questo significa 10-6 a favore della formazione biancoazzurra. Nel frattempo un malinteso fra Rinaldi e Ramilli, però riescono a mantenere il possesso di palla i giocatori ospiti. Vedetti cerca l'uno contro uno, penetra, scarica in angolo per il fratello Luca che segna da 3 punti, riportando i suoi a meno 1. 10-9 per Porto Sant'Elpidio. Intanto Lusvarghi in punta trova Sirakov, Sirakov arresto e tiro, in realtà poi la finta di tiro si tramuta in un passaggio per Lusvarghi che non riesce ad intendersi con il nuovo compagno, arriva con una frazione di secondo di ritardo, la palla termina fuori, rimessa a beneficio del Rimini. Eugenio Rivali, playmaker ex Poderosa fra gli altri, a manovrare la penetrazione di Rivali, poi scarica dietro per Rinaldi, il tiro di Rinaldi a segno e torna in vantaggio il Rimini, torna in vantaggio Rimini più uno grazie al canestro del suo capitano, un tiro dai 4 metri. Dall'altra parte troviamo Costa, Borsato, Borsato scarica fuori il bastone, bastone frontale per Costa, Costa penetrazione ancora, bastone da 3 punti, lunga, la palla si impenna sul tabellone, poi riesce a controllarla Rinaldi, scarica Rivali e subito la virata velocissima di Luca Vedetti, la sua penetrazione non trova il canestro ma trova il fallo di Marco Lusvarghi, e dunque vediamo
siamo a 5 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto, con la formazione ospite avanti di 1 e la possibilità di incrementare il vantaggio con due tiri liberi a beneficio di Luca Vedetti. Assegno il primo, più 2 Rimini. Secondo tiro libero per Vedetti, stavolta è lungo e rimbalzo è preda di Stefano Borsato, che riparte in palleggio velocemente, supera la linea centrale del campo, trova Costa, Costa subito arresto e tiro da 3 punti, ed il canestro di Costa con un pizzico di fortuna aiutato dal tabellone porta a più 1 la propria squadra. Dall'altra parte esita Francesco Vedetti, torna da rivali, rivali per Luca Vedetti, Luca Vedetti la penetrazione, trova sotto Rinaldi, grande assist per Ramilli che appoggia comodamente, ma una gran bella azione questa da parte della Rinascita Basket Rimini, che si riporta a più 1. Porto Sant'Elpidio ora in attacco con Bastone, consegnato il passaggio per Borsato, Bastone spalle a canestro, Bastone cerca l'uno contro uno, si gira, appoggia di sinistro, non va. Sfortunato in questo caso Nicola Bastone, subito il contropiede fulmineo da parte del Rimini con Eugenio Rivali che riceve da rimbalzo Rinaldi e con un passaggio lob millimetrico pesca da canestro a canestro il suo compagno, portando la formazione riminese a più 3. Quando mancano 4 minuti e 48 secondi al termine del quarto abbiamo un vantaggio esterno di 3 punti. C'è da notare che nelle fila del Forza del Pidio abbiamo l'esordio di Gheorghi Sirakov, arrivato direttamente in settimana dalla Bulgaria, ma ex di molte squadre italiane, fra cui il Rimini, tra l'altro il Krabs Rimini, che è stata per anni la maggior realtà cestistica riminese prima dell'avvento della Rinascita Basket Rimini, che ha raccolto il testimone e adesso sta cercando di riportare ad alti livelli il basket nella città romagnola. Unitamente all'esordio di Sirakov c'è da segnalare il forfè dell'ultima ora di Riccardo Malagoli, probabilmente un infortunio occorso nel riscaldamento, e un'assenza sicuramente pesante questa per il Porto Sant'Elpidio Basket, che cerca oggi disperatamente di muovere la classifica. Impegno non facile di per sé, perché l'avversario è un avversario di qualità, un avversario che annovera nelle sue file giocatori di grande esperienza. Allo stesso tempo l'assenza sotto canestro di un giocatore come Riccardo Malagoli dovrà essere compensata dai ragazzi di Pizzi con tanto sacrificio, cuore ed intensità. Riprende il gioco Borsato, che scambia con Bastone e riparte in posizione di playmaker. Borsato, Vedetti su di lui, scarico per Sirakov, tiro di Sirakov che subisce il fallo, il tentativo da 3 punti, ci saranno 3 tiri liberi per Gheorghi Sirakov. Il fallo commesso dal numero 14 Francesco Vedetti. E vediamo ora il primo tentativo del giocatore di origine bulgara, a segno, meno 2 per la propria squadra. Secondo tiro libero a segno. Vediamo se riesce a completare il gioco da 3 punti il numero 91 in casacca bianco-azzurra. E ci riesce. Ed impatta sul 16 pari a 4:38 dal termine. Francesco Vedetti per Rimini. Rinaldi, Rinaldi fuori dall'arco, trova Ramilli, Ramilli fuori per Luca Vedetti. Bella circolazione, ospite. Raddoppiato Rinaldi, però palleggia probabilmente sul piede di Bastone. La palla rotola oltre la linea di fondo, c'è rimessa in zona d'attacco per Rimini con 13 secondi per concludere l'azione. Rimessa di Francesco Vedetti, trova Rinaldi che esce dall'area, si appoggia Rivali, grandissima palla di Rivali sotto per Ramilli, però viene praticamente stoppato dalla morsa Bastone Lusvarghi. La palla termina ancora fuori e c'è di nuovo rimessa riminese con solamente 6 secondi per effettuare il tiro. Rivali, palla sotto, Francesco Vedetti subisce il fallo e segna. Capitalizza come meglio non poteva la formazione ospite questa rimessa dal fondo. Ingenuità della difesa bianco-azzurra alpidiense, e oltre al canestro di Francesco Vedetti che porta più 2 la formazione ospite, c'è anche il tiro libero aggiuntivo
Gatti si carica il suo tiro a segno. Più 3 Rimini. Valerio Costa, rivali su di lui, Costa per Bastone, Bastone borsato, borsato per Sirakov, Sirakov il palleggio di sinistro va sotto da Bastone, Bastone spalle a canestro, c'è Ramili su di lui, cerca di trovarsi uno spazio fra Ramili e Rinaldi, non trova il canestro ma trova il fallo, Nicola Bastone, fallo proprio di Ramili, della giovane ala pivot, primo fallo di Ramilli e 2 tiri liberi a beneficio di Nicola Bastone, numero 77 bianco-azzurro, che segna il primo, riportando la formazione di casa a meno 2, che segna anche il secondo con la palla che balla un po' sul ferro e poi alla fine entra, per cui meno 1 Porto Sant'Elpidio. In attacco però c'è Rimini con Francesco Vedetti, miglior realizzatore dei suoi, con 16 punti di media finora in questo campionato. Palla ora per Rinaldi dai 4 metri che sbaglia, spazza Bastone per Valerio Costa, Valerio Costa in attacco, attende arrivo dei compagni, trova Bastone e trova a sua volta Sirakov, Sirakov la finta, poi va di destro, arresto e tiro forzato lungo. Il rimbalzo viene controllato da Francesco Pedetti, che riesce a eludere le lunghe leve di Lusvarghi. Francesco Pedetti c'è Borsato ora su di lui, difesa di Borsato su Pedetti che cerca il canestro, triplicato Pedetti che palla sotto per Ramilli che appoggia per altri 2 punti portando i suoi a più 3. Dall'altra parte Sirakov, Bastone in punta, Valerio Costa va a sinistra, Costa penetrazione, viene giudicato falloso l'intervento difensivo di Eugenio Rivali, la percussione di Costa, non è convinto il playmaker ospite e ritiene di aver semplicemente scivolato accompagnando il playmaker locale, non sono dello stesso avviso i direttori di gara e proprio Eugenio Rivali viene cambiato, al suo posto con il numero 6 Luca Pesaresi. Nel frattempo vediamo cambio anche nelle file del Porto Sant'Elpidio, è in campo Simone Doneda, l'ala di scuola trentina con il numero 21 che ha rilevato proprio Gheorghi Sirakov. Nel frattempo operazioni di pulizia del parquet e rimessa in zona d'attacco con 3 minuti e 8 secondi da giocare per Porto Sant'Elpidio. Lusvarghi ha ricevuto da Borsato, palla Costa, Borsato, Rinaldi su di lui, c'è fuori ancora Costa, Borsato ovviamente supera Rinaldi, arresto e tiro, sbaglia Borsato, lotta rimbalzo, ne esce fuori Pesaresi appena entrato, palla per Luca Pedetti, ex Pescara fra gli altri, gran movimento spalla a canestro di Pedetti, scarico per Ramilli che riesce ad avvicinarsi a canestro e a subire il fallo. Qui l'azione di tiro viene premiata con 2 tiri liberi, il fallo è stato commesso da Nicola Bastone. Yuri Ramilli, classe 1998, dalla lunetta. Il suo primo tentativo a segno. 22 Rimini, 18 Porto Sant'Elpidio. Il secondo tentativo altrettanto a segno. Più 5 Rimini. E Porto Sant'Elpidio che torna in attacco con Costa, Costa consegna a Borsato, Borsato fuori per Costa dall'angolo, Bastone da 3 punti a segno, importante questo canestro che riavvicina a meno 2 la formazione di casa. Ora Pesaresi chiama lo schema per Rimini, ricezione di Francesco Pedetti che arresta il palleggio, va sotto da Rinaldi però non riesce a controllare il passaggio lobby il capitano riminese, la palla termina fuori e c'è rimessa a beneficio del Porto Sant'Elpidio con Stefano Borsato. 21 Porto Sant'Elpidio, 23 Rimini, 2-16 al termine del primo parziale. Barbieri di Roma ha consegnato la palla a Borsato che ha potuto effettuare la rimessa a beneficio del proprio playmaker Valerio Costa. Valerio Costa il palleggio di sinistro consegnato per Borsato, Borsato fuori per Doneda, Doneda penetra, appoggia di sinistro cortissimo
difficoltoso il controllo del rimbalzo da parte dei giocatori di Rimini, che comunque ripartono tranquillamente ora con Francesco Vedetti, che punta subito Valerio Costa, si appoggia al fratello Luca. Francesco Vedetti ancora sfrutta il mismatch con Valerio Costa, raddoppiato, poi c'è la stoppata di Marco Lusvarghi e via da Costa ancora per Borsato. Borsato punta il canestro, poi trova Doneda che appoggia a canestro, appoggia a tabellone e pareggia 23 pari a 1:30 al termine del primo quarto. Luca Vedetti intanto riesce a ribaltare dall'altra parte verso Francesco, ancora spalle a canestro, la difesa di Borsato, in punta Ramilli da tre punti sbaglia, rimbalzo di però di Rinaldi, rimbalzo offensivo Rimini, Rinaldi riesce a scaricare Luca Vedetti, Luca Vedetti va ancora sotto al proprio capitano, controllato da Lusvarghi, spalle a canestro, si gira e trova con un gran passaggio sotto canestro il numero 8 Ramilli, lasciato colpevolmente solo. Difesa del Pienza, raddoppiato su Rinaldi, ha lasciato solo Ramilli. Intanto in attacco il Porto Sant'Elpidio, viene ravvisato un fallo, infrazione credo combinata Nicola Pastone, è proprio così, fallo in attacco, secondo fallo di Pastone, benché non sia lo stesso avviso il giocatore ligure. Esce proprio Nicola Pastone, esce Valerio Costa, ed entrano Mattia Baglilli e Gheorghi Sirakov. Anche Rimini ha cambiato, è entrato il numero 7 Niccolò Moffa, classe 99, ma sempre un buon minutaggio per lui. Nel frattempo Rinaldi sotto canestro, gran movimento sul piede perno e canestro, classe ed esperienza per Tommaso Rinaldi. Siamo dall'altra parte con Sirakov puntato da Moffa, supera anche Rinaldi, poi aspetta, mancano 18 secondi al termine del primo parziale, cerca la penetrazione Sirakov, subisce il fallo di Rinaldi, potrà ripartire ora il Porto Sant'Elpidio dalla lunetta, perché con questo fallo effettuato da Rinaldi Rimini ha raggiunto il bonus, per cui due tiri liberi a beneficio di Gheorghi Sirakov, maglia numero 91, realizza il primo, meno 3 Porto Sant'Elpidio, secondo personale per Gheorghi Sirakov, a segno 2 su 2 per il giocatore bulgaro e meno 2 per Porto Sant'Elpidio. In attacco per ora Rimini con Pesaresi, il blocco di Rinaldi, Pesaresi cerca il pick and roll del proprio capitano, lo trova sotto canestro e conclusione rovesciata, Baglilli non riesce neanche a effettuare il tiro in tempo, per cui termina con un punteggio decisamente alto questo primo parziale, Porto Sant'Elpidio 25, Rimini 29. Due formazioni sono rientrate sul parquet per l'inizio del secondo quarto e suona proprio in questo istante la sirena. Nel frattempo possiamo aggiornarvi sulla situazione degli altri campi, ricordandovi che ieri sera l'anticipo di Piacenza ha visto la vittoria della formazione emiliana nei confronti di Virtus Civitanova Marche per 61-54. Vediamo che a Senigallia la formazione di casa sta vincendo di 15 contro Ozzano. Faenza più 2 interno con Fabriano, Ancona più 1 esterno a Chieti, Giulianova sta perdendo di 6 con Iesi. Nel frattempo l'incontro è ricominciato, c'è stata una gran palla di Costa per Lusvarghi che però ha avuto un controllo infelice perdendo malamente questo pallone e possesso a beneficio dei riminesi. La palla di Luca Vedetti sotto è stata sporcata, la difesa del Pidenzi sarà rimessa in zona d'attacco per Rimini. Nel frattempo diciamo che Cento sta vincendo di 6 in casa con Teramo e la Sutor Montegranaro è più 2 interno contro il Tigers Cesena. Rimessa effettuata, Ramilli, Rinaldi, ora numero 6 Pesaresi, numero 7 Moffa, Moffa va sotto da Rinaldi, raddoppiato però c'è fallo, raddoppiato fallosamente da Doneda e
Lusvarghi. Il fallo ci sembra sia stato assegnato proprio a Marco Lusvarghi. Rimessa zona d'attacco per Rimini con il numero 7 Nicola Moffa, no? Per Ramilli, da Ramilli a Rinaldi, da Rinaldi a Pesaresi, ancora per Moffa da tre punti, sbaglia, lotta rimbalzo, ne esce bene Marco Lusvarghi che protegge il pallone e scarica il proprio playmaker Valerio Costa. Valerio Costa subisce il fallo cercando di superare il proprio controllore. Il fallo è di Luca Pesaresi, classe 1989, per il play guardia riminese. E c'è il cambio, esce Rinaldi ed entra Giorgio Broglia, numero 18. Broglia, ex poderosa Montegranaro ed ex Recanati fra gli altri, e come la maggior parte dei giocatori in campo in maglia riminese ha vestito anche la maglia degli Angel Sant'Arcangelo. Nel frattempo Sirakov ha mancato il canestro appoggiato a tabellone, la transizione velocissima della formazione ospite, trova sotto Luca Bedetti che appoggia da solo, sbaglia due volte e recupera Lusvarghi, può far ripartire il proprio mega Valerio Costa. Costa, il palleggio di destra, la penetrazione di Costa, appoggia e segna, meno due Porto Sant'Elpidio. La legge spietata del canestro facile mancato e canestro subito, questa volta premia la formazione locale. Ora però va Pesaresi da tre punti, il tiro decisamente lungo, rimbalzo di Borsato che perde palla e si rifà decisamente Luca Bedetti recuperando questo pallone nell'area avversaria e appoggiando per il più 4, più 4 Rimini. Nel frattempo Doneda per Sirakov, Sirakov cerca l'angolo, si arresta, va da Lusvarghi, il tiro è fuori misura, Moffa, passaggio rischioso per Pesaresi che però supera la linea centrale del campo, va da Broglia, Broglia per Luca Bedetti, il movimento e gran canestro di Luca Bedetti, sfugge a Borsato con un giro dorsale e appoggia rovesciando a tavellone, più 6 Rimini, 33-27, 7-55 al termine del secondo quarto, e prontamente coach Pizzi decide di chiamare time out, cercare di fermare l'inerzia dell'incontro che sta prendendo in queste battute decisamente la via romagnola. Porto Sant'Elpidio però decisamente in partita. Ricordiamo che la formazione ospite è in piena lotta per un posto nei playoff, nonostante si tratti di una neopromossa, ma sappiamo bene che è una realtà che punta a ben altro. Lo scorso anno ha stravinto il proprio girone con un'ossatura di giocatori di grande esperienza, quasi tutti provenienti da scuola basket riminese o anche Sant'Arcangelo. Si tratta di una formazione dall'alto tasso tecnico che però non ha trovato una costanza di rendimento finora. 5 vittorie e 5 sconfitte per la compagine biancorossa, che nell'ultima uscita interna è stata superata dal Raggi Solaris Faenza. Riparte Porto Sant'Elpidio, invece viene da un meno 9 di Giulianova in una partita giocata a strappi in cui sicuramente non è mancata la volontà da parte della formazione locale. Sirakov scarica per Borsato dall'angolo, la bomba di Stefano Borsato, meno 3, 30 Porto Sant'Elpidio, 33 Rimini. Parte Pesaresi per Luca Bedetti, Pesaresi ancora all'arco, Porto Sant'Elpidio prova una difesa 2-3, riesce a sporcare questo pallone, c'è comunque rimessa ancora beneficio di Rimini con 13 secondi ora da giocare. Circolazione dentro fuori dall'arco, Luca Bedetti finta il tiro, poi penetrazione, appoggia l'arcobaleno troppo corto, ma è bravo a conquistare il rimbalzo d'attacco, a scaricare fuori per Pesaresi, la bomba in faccia a Costa, la spara e segna, riportando i suoi a più 6 e suscitando l'entusiasmo dei tanti supporters romagnoli giunti qui al Palace di Via Ungheria.
in attacco col Sepio da Sirakova, Doneda Costa cerca lo slalom, perde per un attimo palla, la recupera ancora Borsato, la bomba da lontanissimo a segno, un grandissimo canestro di Stefano Borsato che mantiene viva la propria squadra, meno 3. Nel frattempo però circolazione d'attacco per Rimini, c'è Broglia, il palleggio di sinistro lo arresta, controllato da Borsato, poi Pesaresi, fuori Vedetti, lascia il tiro da tre a Moffa che sbaglia, rimbalzo però conquistato da Broglia. Borsato non riesce ad opporsi fisicamente al numero 18 biancorosso, che viene fermato successivamente con un fallo e ci saranno due tiri liberi per Broglia. Doppio cambio nelle file riminesi, entra il numero 5 Nicola Bianchi, play guardia, ed esce, vediamo, Luca Vedetti con il numero 11, è uscito anche Ramilli ed è entrato il numero 35 ex Latina Ambrosin, un ala pivot molto giovane. I tiri liberi per Broglia, segno il primo per il Porto Sant'Elpidio. Il quintetto attualmente vede il numero 4 Costa, 91 Sirakov, 7 Borsato, 77 Bastone, 16 Lusvarghi. Bastone che è entrato proprio in questa occasione rilevando Doneda. Nel frattempo sbaglia il secondo tiro libero Broglia e può ricominciare Porto Sant'Elpidio con Valerio Costa che riparte, accelera e appoggia di destro. Un canestro importante che riporta la formazione marchigiana a meno 2. Nel frattempo Bianchi con numero 5 si arresta, indeciso sul da farsi, la circolazione, Ambrosini va in angolo a Bianchi che prova il tiro da tre punti, non va, la lotta a rimbalzo, Borsato si ostacola con Bastone e i due non riescono a controllare la palla, per cui ci sarà ancora un possesso bianco-rosso. Rimessa in zona d'attacco per Rimini grazie alla caparbietà di Moffa che è riuscito a mettere pressione ai due giocatori del Pidienza. 5:52 nel frattempo al termine del secondo parziale, Porto Sant'Elpidio 35-35, Rimini 37-37. E mentre è in corso il time out vi aggiorniamo qualche risultato. Montegranaro sta vincendo, la Sutor più 2 al 15° minuto contro Cesena, più 7 Faenza in casa con Fabriano. Ancona, questa è una notizia per i bassi fondi della classifica, è a più 4 in quel di Chieti. Senigallia più 12 interno con Ozzano, Iesi più 9 esterno a Giulianova e Cento che è più 13 in casa con l'Adriatica Teramo. Poi riprende il gioco, la formazione biancorossa è già in campo mentre coach Pizzi sta trattenendo ancora i suoi. Rientra ora anche la compagine bianco-azzurra. Rimessa dunque in zona d'attacco. A Pesaresi che si è appoggiato ad Ambrosin per Moffa, poi ancora Ambrosin dalla media a segno. Numero 55 Ambrosin porta i suoi a più 4. Valerio Costa consegnato per Stefano Borsato, il blocco di Lusvarghi, Borsato trova Bastone, Sirakov in angolo, su di lui Moffa, arresto e tiro di Sirakov a segno. E ancora meno 2 Porto Sant'Elpidio e Rimini in attacco con Broglia che ha ricevuto al proprio playmaker. Per Moffa, Moffa ancora per Broglia, Broglia cerca l'uno contro uno con Lusvarghi, poi scarica a Pesaresi, il tiro da 3 di Pesaresi non c'è. Tenta il tapin Moffa ma è corto e il rimbalzo alla fine di Lusvarghi, Costa ora in palleggio. Penetrazione di Costa, cambio di mano e due punti che portano il match in parità, 39 pari. Gran bella iniziativa del playmaker di origine calabrese. Dall'altra parte circolazione perimetrale, quasi perde palla Broglia, poi la recuperano in qualche modo i giocatori riminesi, il passaggio dietro la schiena di Pesaresi che trova Broglia, ma Broglia ancora un piede fuori dalla linea di fondo, per cui palla
di fatto regalata alla difesa. Porto Sant'Elpidio può ripartire dalla difesa appunto con Borsato e Bastone. Bastone ancora Borsato. C'è Bianchi su Stefano Borsato, la guardia trevigiana in palleggio, poi trova Sirakov. Sirakov su di lui Moffa, Sirakov lo punta, la penetrazione di sinistro, la palla però gli viene sporcata, non c'è fallo e riparte velocemente Rimini. Pesaresi appoggia sotto per Francesco Bedetti che non riesce a trovare anche con un po' di sfortuna il canestro, rimbalzo poi conteso fra le due formazioni, vede il tocco finale di un giocatore del Pidiense, per cui rimessa biancorossa. Se ne incarica Moffa. Francesco Bedetti, la broia a Pesaresi, va sotto e Francesco Bedetti, gran bel movimento, trova il giro e l'appoggio di sinistro riportando a più due la propria formazione. Da quest'altra parte bastone per Costa, Valerio Costa si arresta, poi da Sirakov in angolo, il tiro da tre non va, tiro da tre di Sirakov non va, il rimbalzo controllato da Francesco Bedetti che riparte in palleggio. Francesco Bedetti, su di lui ora c'è Luis Varghi, si arresta Bedetti, va da Pesaresi, Pesaresi in posizione frontale. Palleggio, cerca di partire, poi si riappoggia Francesco Bedetti che penetra di sinistro e trova il varco che gli consente di incrementare a 4 le lunghezze di vantaggio della formazione romagnola. Forza del piede, attacco Valerio Costa, però il palleggio è chiuso, riesce a trovare Borsato in qualche modo. Luis Varghi tiene vivo questo pallone, subisce il fallo di Niccolò Moffa. Situazione rischiosa per la formazione bianco-azzurra che stava quasi a perdere palla. In questa occasione il coach Pizzi toglie Stefano Borsato e fa debuttare per oggi il numero 22 Mattia Sagripanti, il capitano. Ed è proprio lui che va a rimettere in gioco, non trova Sirakov ma poi trova Costa. Costa, i cambi difensivi sul playmaker e il Pidiense, la penetrazione di Costa che subisce fallo ma non c'è canestro. Giocatori locali e la panchina reclamano perché sostengono che il fallo sia avvenuto durante l'azione di tiro di Valerio Costa. Non è dello stesso avviso la signorina Bellamino di Latina, per cui si riparte semplicemente con una rimessa in zona d'attacco, mentre nel frattempo si cerca di asciugare il parquet perché nell'azione fallosa Pesaresi era rovinato a terra lasciando una chiazza di sudore. Ora sembra tutto pronto, 3-11 al termine del secondo quarto, Porto Sant'Elpidio 39, Rimini 43, Sagripanti la rimessa, trova dall'altra parte Valerio Costa che brucia Pesaresi e poi appoggia di destro portando i suoi a meno 2. Da quest'altra parte Pesaresi, Francesco Bedetti, broglia Pesaresi, il palleggio, Valerio Costa lo controlla, poi però c'è lo scarico fuori per Francesco Bedetti che finta il tiro ma invece trova con un grande assist Moffa che appoggia comodamente a canestro, 2 punti per Moffa e più 4 Rimini. Dall'altra parte Sirakov, lo scarico in angolo, Sagripanti, va da Costa da 3 punti, non va. Vanno a rimbalzo poi Moffa, Sagripanti e Luis Varghi che credo vada a commettere fallo proprio sul numero 7 biancorosso. È il terzo fallo di Luis Varghi che deve uscire e lasciare posto a Simone Doneda. 2:34 all'intervallo lungo, 41 Porto Sant'Elpidio, 45 Rimini. La rimessa effettuata a Rimini con difficoltà, però poi supera velocemente la centrale del campo con Bianchi. Il suo passaggio però teso, molto teso, non è controllato da Francesco Bedetti. Palla persa e rimessa bianco-azzurra con Costa per Sirakov. Valerio Costa. Ora è rientrato Eugenio Rivali, attenzione, il passaggio del bastone intercettato da Bedetti che appoggia solitario per il più 6. Palla persa sanguinosa questa da parte del Porto Sant'Elpidio. Ora però di nuovo in attacco con Sirakov.
Siakov a Costa, Costa arresto e tiro da tre punti, corto, lotta, rimbalzo, il tocco è di Sagripanti, per cui rimessa a beneficio di Rimini. Esce Valerio Costa e rientra con il numero 7 Stefano Borsato. Rimessa intanto effettuata da Moffa a beneficio di Eugenio Rivali, la pressione di Mattia Sagripanti su di lui, palleggio di Rivali e trova Bianchi, finta, poi penetra e appoggia morbido a canestro per il più 8, massimo vantaggio Rimini a 1.42 al termine del secondo quarto. In attacco porta il piede con Sagripanti per Borsato, da Borsato a Bastone, Bastone consegnato per Sirakov, Sirakov il palleggio, cerca l'uno contro uno con Benetti, poi il passaggio lob per Bastone, un po' rischioso, Bastone a sua volta per Doneda da tre punti all'angolo, sbaglia, rimbalzo Rimini con Broglia che apre per Lucico Bianchi, arriva a rimorchio Broglia, il passaggio rischioso controllato in qualche modo da Moffa, poi Rivali, Rivali va sotto ancora da Broglia che se la gioca con Doneda, differenza di peso fra i due, lo scarico poi di Broglia per Moffa. E ancora una volta il taglio dei giocatori riminesi è fatale alla difesa del Pidiense, 51 a 41, più 10 Rimini, anche in questo secondo quarto il punteggio è decisamente alto. E intanto sbaglia Borsato, palla recuperata da Rivali e questo è un momento molto difficile per la formazione di casa. Dall'altra parte Rivali trova in angolo Moffa, il tiro da tre punti non va. Borsato riprende la palla a 33 secondi al termine del quarto e va lui in posizione di playmaker, passaggio per Bastone, da Bastone a Sagripanti, 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 palla sotto per Bastone, gran movimento però gli viene sporcata la palla, il suo tiro è fuori misura e riparte Rivali con 12 secondi ancora a giocare prima della sirena che sancirà la fine del secondo quarto. Palla sotto intanto per Broglia, recupero di Doneda, Doneda Borsato, manca un secondo, Sirakov il tiro da tre punti a segno, però forse il tiro è stato scoccato e in effetti è così, oltre il suono della sirena, peccato. Rimangono 10 le lunghezze di vantaggio di Rimini, 51, 5-1 a 41, 4-1, intervallo lungo.